la mia migliore interpretazione. Federica ha paura del confronto dei video superiori di Young Dada. Va bene il gioco, qua, grazie. Questo hai preso l'unico spazio dove io non ci sono. Qua non c'è stai di... No. Questo? No, il primo. Quello è quello. Grazie, Diego, comunque. Grazie, grazie per questo. Qua quanto avevi pagato il parrucchiere? Ti stai vendicando. No, vabbè. Non l'ho pagato, amore, c'era il parrucchiere sul set. Vabbè, lo so. Questa cosa del me l'ha fatta te. Allora, all'inizio non c'era nello script iniziale, non c'era sta roba. Poi l'ho fatta, il regista è impazzito, gli piaceva troppo e me l'ha fatta tenere per tipo 3 minuti. Mi ha detto, ti è là tipo sempre. Io ho fatto 3 minuti di 3 minuti, sembrava un rutto orribile. Finiti. Bella la camminata da zoom. Papà, che cazzo lo... Buon di motta, la colazione golosa e leggera. Come leggi i commenti? Posso vedere una cosa? Sì. Qui, ragazzi, c'è una citazione colta, non vorrei dire. Eh? Va bene, Federica, hai citato... i Beatles, è vero, era un'idea del regista, la citazione colta. Hai letto il commento? Federica Fogg. 9 giorni fa. Ma c'è stato un... per questa pubblicità, come quella precedente della moto, c'è stato un'impennata di... Come si dice? Di visual. No, no, sono stati gli haters che hanno fatto proprio... Li hanno devastati. Perché? Però in realtà facendogli un sacco di pubblicità. Perché prima c'era quella della bambina che era molto politicamente scorretta. Sì, e quindi tutte le mamme arrabbiatissime perché... Federica Pong. E poi anche questa dicevano, ma come, gli zombie morti, tutti presi malissimo. Ma le che mamme spot, è orribile. Sì, sì, lo odiano, cioè proprio una parte lo odia, è orribile. La pubblicità più scema che abbia mai visto. Vabbè, è orribile e dire poco. Vabbè, c'erano tutti gli haters e poi c'è tutta gli altri che invece li amano questi spot. Rispetto alla, te l'avevo detto, alla Mulino Bianco. Ma sei mai incazzati come mossi per degli spot? Ma che piace davvero, raga? Sì, 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 no, ma non hai idea, ma dei commenti delle madri che hanno fatto, li hanno tipo querelati, perché erano spot che andavano in onda di giorno, i bambini sarebbero rimasti scioccati, ma delle cose allucinanti, però così. Volevano la famiglia tradizionale, ecco, la buona famiglia tradizionale è assonnata, per me mancano di essere Francesco, l'importante è che non ti manchi la colazione. Perché qua loro prendono in giro tutti quelli appunto negli spot tipo della Mulino Bianco, bla bla, con la famiglia tradizionale che al mattino sono tutti sì. Truccati, carini, no? Tutti vestiti, senza occhiaie. Vabbè, questa è la prima volta che le mie occhiaie hanno avuto un degno riscontro nel lavoro. Che carina la Mulino Bianco! La differenza con... Tutti angioletti. Tutti biondi e occhi azzurri. Ma poi Stivanini si mangia tutti alla sorella. Tutto capito, pastelli, acquerelli. Ma sa, con una fotografia della Madonna, oltretutto. Il letto fatto perfettamente. Ah, la sorella in realtà era un tramezzino. E si è prestato un tramezzino la sorella. Quindi, zombie. Si è mangiata la sorella. C'è tanta felicità in quello che fai per gli altri. Pani Mulino Bianco. Cerca la tua felicità.